vediamo. Allora, qua su. Questo chi è? Oh. E uno. Oh, attenzione. Qua che c'è? Oh. Qua c'è niente? No. Ah, si passa qua dietro. Oh! Camisiera. Oh, ciccio. Ci senti? Ci senti? Oh, qui? Vedi, si passava qua dietro, vedi? Ora, quanto c'ho? 6.003. Ah, 7.500 deriva per prendere... Ho compestato per prendere... la doppietta. Jammed! Oh, laghi quello? Capito niente co... questo non lo distruggiamo che quello? Questo ci può servire. Qua c'è niente, no? C'è niente. Sbagliato e tempistica, dammela un po' un'altra volta, vediamola, vedi? Che testa cinquina. Money 500. Oh, 500, 68. Ci siamo, manca poco, Ci siamo, manca poco, Ci siamo, manca poco, Dai. Allora, andiamo qua. Qui c'era quello lì, ok, da qui dentro, oh, qui dentro. Soldi, perfetto. Dai, dentro il capanno, com'è possibile? Vai, vai. Qua si passa? No. Andiamo qui, dai. Queste campane. Vieni un po' qua che vedo una schioppettata. Vieni, vieni. Eccoli qua. Ci senti? Andiamo di qua. Soprattutto arrivano. Spero proprio che ci sia la direzione giusta. Ok.
Ok, attenzione qui. Non vorrei qualcuno mi esce da dietro. Allora. Ok. C'è un altro, ok. Buono, vai così. Si continua. Vai. Ah, guarda, c'è una ricarica qui. Porca, peccato che devo scendere. Vabbè. Allora, questa è una rinuccia. Che miseria. Qui c'è... Mamma mia, quanto è brutto questo. Quanto è brutto. Mamma mia, che schifo. Quanto mi fa schifo questi qui tentacoli. Che sta roba? Mi insegui. Ah, è ok. Che? Però non mi pare proprio potè, mi pare un po' di bulluccio. Tu. Non lo vedo proprio. Pensavo che era più potente. Questo qui. C'è pure il sangue sguscio. Sì, ciao. C'è pure il sangue sguscio, te prego. Che oh? Che è sta roba? Oh? Che cazzo? Che è sta roba? Oh? Vabbè, ho fatto cazzate. Levati. Ma che è sta roba? Porca miseria. Mi manda tipo in un sogno. Quanto dura sto raggio? Vabbè, cioè, fammi capire. Ma questo che cacchio vuole? Mori? Che miseria. Vai via sta vita, che mi serve come il pane. Dai, fuggito, maledetto. Svennato col sangue sguscio, eccolo. Ok, sangue sguscio, lo fa musica adesso. No, sbagliato. No, ho preso. Non ci credo, porco Dio. Corri, via. Fuggi che c'è il manisecco, fugge. Dai, no, sangue scuscio. Che miseria, quanta roba mi arriva, oh. Tu guarda che... Ok, sangue sguscio è uno. E tocca a quell'altro. Un'altra volta, dentro il sogno. Tu stai io. Tu stai, maledetto. Non ti vedo. Ah, dove stava? È morto? È morto. Mamma mia. It's about time someone sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth.
I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. Oh, these documents? You must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service. Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, wait! What about me? How'll I get home? Walk. Turning the tide's my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you? Biddle. Oopsie daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. Mr. Assistant Secretary, these accusations sound serious, and... First of all, it's Mr. Secretary now. As in Secretary of War. As in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk? Go ahead, Rentier. Do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed. Ok, parla con William Renter nella sua cucina, nella sua cella. But how did you manage to extend his longevity? I'm surprised voltage that high didn't burn. Virgil and I were just having the most invigorating discussion. I was telling Director Rentier about my ideas for upgrading the gauntlet. I must say it's refreshing to see young blood like Mr. Olney's coursing through Calico. We'll need his vital spirit if we're to rebuild the Institute's power and vigor. Well done, son. I think we may have given him a few too many vaults. Glad to see you're in good shape, but we've got a situation. In order to keep your condition quiet, Amelia told Harrow you died. He's pulled rank and is sending us out on money grubbing errands while Felicity's building her army. Harrow's head knows what's right. But his heart is tainted by lust for power and money. It's gonna get worse now that he got promoted. One wrong move and we're dead in the water. The one right move, and you could catch her and end this war on the subject of moving. You know what? Maybe let's wait for the draw to give the all clear before we start unbinding anyone. Oh, Edgar. Harrow's not an idiot. Without the Institute, this country would turn into a blood feast. Now, you tell me, son, what's more important? His approval or ending this war before it started? What did you see while Felicity was in your head? Death. Horrible monsters appearing out of nowhere. Fire, smoke, and boxcars. Scores of them. Filled with blood. That's how she's transporting the leeches now? By train? That's not good, sirs. Dickinson is a major cattle railway hub. The trains run in all directions. If there's an outbreak, we won't be able to contain it. Allora, in pratica, resoconto. Dopo aver scoperto che la missione
Al campo petrolifero non era che uno stratagemma di Harrow per approfittarsi dei beni della famiglia Davano e arricchirsi, Jesse affronta il viceministro e lo minaccia di diffondere la notizia. Inaspettatamente Harrow sembra divertito e rivela di essere stato promosso a ministro della guerra, ottenendo pieno controllo sull'istituto. L'uomo minaccia Jesse di togliere i fondi all'istituto e distruggere l'eredità di suo padre, che crede già morto, a meno che il ragazzo non diventi il suo cacciatore di vampiri personale. Dopo l'incontro con Harrow, Jesse va da suo padre, che gli dice di ignorare il ministro e di andare a caccia dei Felicity. Jesse segue il suo consiglio e si dirige a Dixon, un posto che William aveva visto con gli occhi di Felicity quando erano psichicamente connessi. Ok, quindi noi siamo qui per andare a caccia di Felicity. Cosa è successo qui? Non si può. Vabbè, anche se ce la rompe. La rompevo. Soldi 175, ok. Quindi ancora 200, 300. Ancora 300. Soldi 100, quindi sto a 7200, quindi manca tipo un paio di cento. Eccoli. Dai, dammeli. Eccoli. 7500, perfetto. 7500, andiamo sulla doppietta, eccolo qua. La versione potenziata con l'elettricità della doppietta genera anomalie di carica che infliggono danni lungo la traiettoria. E vai. Dammi sto potenziamento. Andiamo. Questo è potentino, guardate il potenziamento. Carica. Bravo. Ecco, qui prevedo che ci sarà questo. Chi sei tu? Non è quello lì il classico? Oh, giusto? Ecco, vai, fammi vedere come si è messo. No, ecco, giusto per capirci. Ok. Tanto te vai lì. Ho sbagliato. Che è sta bollicina? Oh. Riesco. Mamma mia, chi è quello? Chi era quello? Questo pure è morto. Porco pesta, col diavolo con lì, sì. Il vampiro alato. Ah, ascolti, intanto mi addormentare un attimino. No, ci m'ha asciuttato. Ma porca troia, ma porca troia, ma porca. Mi fa un po', da un po' il colpo. Niente, non si bara. Come cazzo si bari qui? A vuoto. Ma chi è che mi ha dato una botta da dietro? È arrivato fenomeno, è arrivato. Fatto c'è chiappo.
Manco c'è chiapo. Oh, vita, 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 vita. Bravo. Bravo, questo? Più vita, perfetto, spettacolo. Va buono, lui è qua. Buono, vieni qua. Oh, sono morto, mica me l'ho accorto. Porca miseria. Ecco perché mi ha asciuttato prima. Sono morto un'altra volta. Porca. Oh, aspetta. Ok, quello non la prende. Buono, preso. Devo lì per forza qui. Ok. Non è morto. Aspetta, pure questo è morto. Perfetto. Porca miseria. Tutti ho fatti secchi. Sono morto 3-4 volte però. Ok, no. Ok, 137. E qua c'è qualcosa? Sì, qui c'è un passaggio. Oh. Che me dai? Soldi? Sì. Soldi vanno bene. Soldi vanno bene. Che? Se vuoi da bere, ma non penso che apprezzerai questa quattro carnata. Oh. Lascia un nemico, poi che c'è? Oh. Mamma mia gente! Andiamo di qua. Di disastri, eh? Qui ci voleva, come facevo. Oh, tipo una riga di cuccia. Quanti me dai? Uno e mezzo. Vai, vai, niente. Ma qua ci sono nemici. Io ho un attacco. Ho un attacco solo. Comincio a dar soldi più spesso, eh? Mi comincio a dar soldi più spesso. Meglio.
Allora, qui... Spettacolo, pistola. Spettacolo, pistola. Un topo in un labirinto. Parole grosse per una parassita che si dà. Quella offesa, ma guardaci. Faccia a faccia facciamo i nostri antenati. Tu che esci dalla caverna con la clava in mano. Io che ti faccio a pezzi e bevo il sangue del tuo corpo esamine. Che bello arriva la storia, eh. Ok. Qui c'è un bagno qui? Ah, c'è un coso, un cristallo. Ho fatto il giro, sì. Dai un paio di pezzi. Ho pistola che chiappa 800 nemici insieme. So, guarda che roba. Finalizziamolo. Non vorrei perdere i miei pezzi. Oh. Ricarica. Ok, mi fai ricaricare il guantino. Livello 10. Ok, questo. Tieni premuto R1. R1 più giù per attaccare un nemico lanciandolo a mezz'aria, scavalcando la terra, causando un'enorme esplosione. I nemici comuni muoiono all'istante. Porca troia, questo è tosto, eh. No, mai voglio questa, ragazzi. Ma che roba. No, voglio questa. Voglio questa. Ma scherzi. Lì un po' devo premere giù, giusto? La voglio provare subito. Senti che faccio il giro un'altra volta perché mi sono perso. Ed è qua, vieni. Sai che sono entrato. Devo salire su quassù. Esatto, lì. Soldi. Porca miseria, gente. Cioè, aspetta un attimo, qui c'è. Chi è quello qua? Ah, c'è. Ok, nemici questi qui. C'è un sanguiscudo. E questo. C'è da affrontarli questi, dai.